Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Dishonored. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Avevamo appena lasciato andare, diciamo, Emily lì che doveva andare alla barca. Tanto ha detto che conosceva la strada, mentre noi qui dobbiamo ammazzare un po' di tipi. Vediamo un po' se li riusciamo a beccare. Allora, uno era sopra, infatti lo stavo andando a trovare come avevamo fatto l'altra volta. Allora, lì c'è la sauna. E quell'altro invece è al secondo piano, se non ricordo male, nella sala dorata. Vediamo un po' se 60 metri è abbastanza lontana comunque, però qua chiudiamo, magari quelli tornano. Si accorgono che manca la signorina. Qui chiudiamo. Riprendiamoci un po' di roba che. Prendiamo un po' di soldi. Soldi. Scatolette. Mangiamo un po' perché siamo in condizioni direi impietose. Soldi. Scatolame. Sto mangiando della roba veramente clamorosa. Anche quello, erbe medicinali. Ce le prendiamo. Ah, sono soldi. Pensavo ci facessero riprendere un po' di vita. Ah, no, dobbiamo uscire qua. Vero? C'è la finestra. La apriamo. E vediamo di andare qui. Ok, io direi di fare una cosa tecnica. Di salvare la partita magari prima che magari ci schiantiamo. Perfetto. E andiamo a vedere se dovremmo entrare lì. Cosa che naturalmente non riusciremo a fare, quindi. Vabbè, usiamo il trasporto, va. Magari ce ne caschiamo se proviamo a saltare, quindi eviterei. Vediamo qua se riusciamo a trovare una strada alternativa per arrivare da. Da quel tipo lì. Qua ci sono tutte le inferriate alle finestre, quindi non vedo una. Forse lì sopra? E come ci arrivo là sopra? Vediamo un attimo se magari da qua vediamo punto di accesso. Senza cadere magari. Allora, da lì siamo entrati e da lì siamo usciti. Forse. Siamo usciti da lì o c'era un'altra finestra da dove? No, mi sembra da lì, sì. È complicata la cosa. Direi che potremmo andare sul tetto. Vediamo un attimo se riusciamo ad andare lì sul tetto dove è quella guardia. Con molta circospezione. Noi siamo scesi da lì. Quindi se andiamo tipo così in modo. Aspetta, perché qua quello ci becca sicuro. Vabbè, ci proviamo, dai. Ci becca, gli spacchiamo il culo. Eccolo là, vai, eccolo là. Dai che non ci becca. Là. Non ce n'è un altro, no? Ok. Sì, vabbè, lo trasportiamo, ma lo mettiamo qua. Tanto non penso che ci sia tutto sto traffico di gente qua sopra. Magari qui dal tetto possiamo avere una visuale un po' migliore, soprattutto qualche. Che ne so, qualche via d'entrata. È tutto inferriato, e quello è il problema, quindi dubito che riusciamo a entrare da qualche parte, però. Vediamo un attimo se da qua riusciamo. Tutto chiuso. Maledizione. Eh no, ma comunque è il piano di sotto, quindi noi. Allora, aspetta, vediamo. Ma io potevo ammazzare in caduta. Come cazzo funzionava la caduta? Ah, così, bella. Ok. Cioè, questa musichetta è un po' troppo.
Ah, è svenuto. Ha preso lo lancio. Muore affogato. Boh, morire affogato, vabbè. La signorina è svenuta anche lei. Vabbè, signorina, scusa, a questo punto perché non segue l'amico svenuto? Magari così mi riprendete un attimo. Perfetto. Noi ci riprendiamo questo. No, non ce lo riprendiamo. Ok, Ho qui sono. rivisto la ragazza carina, quella che Porca ti troia. dicevo. Sai che ti trovi a fronte. Posso risalire tipo nel camino, no? Ok, la situazione è Bello, è quello che piuttosto trovi. complicata. Perché abbiamo qui. Ah, lì c'è anche una runa. Aia, aia. Ho saputo che ti hanno ripulito a carte. Porca puttana, guarda. Solo l'ora. Allora, stop. Salviamo, lo so che salviamo in modo clamoroso, ma in questo modo almeno abbiamo un tipo un checkpoint, cioè se ci beccano, perché non vorrei fare veramente una strage un'altra volta, cioè. Proprio non mi piace. No, ma non ci sta nessuno, non era questo che stava a parlare allora. Vabbè, allora. Stiamo accumulando della gente qui sotto, penso che fra un po'. Guarda là. No, scusi, c'erano dei dolci perché ma maledizione. Mangiare un po' di roba, no? Allora. Ah, prima cosa prendiamoci la runa. Cioè, ci siamo. E seconda cosa, qui posso vedere che c'è qui la bagascia. Lì c'è la sala dorata. E la sauna, dov'è? La sauna la 18 metri, a 18 metri, quindi non è neanche lontanissima, però come. Quello sta guardando qui, sì. Ok, è un attimo più complicato del previsto la situazione. Vediamo. Dunstan, ci sono i Pendleton, dovresti essere in servizio. Forza, Questi dovresti essere di si qua. stanno smandrappando. Sicuro Attenzione, che ci sta. attenzione. La sauna è questa. Avevi detto di non essere un Cioè minimo, questa. svegliati. Stiamo andando giusto. Ok, spero che sia questa la sauna, perché sennò stiamo facendo un giro a vuoto e soprattutto ci siamo Morgan passerà la notte lì. Più soldi per noi. Merda. Anche se faremmo meglio a non spenderli con le prostitute. Mio Allora, cugino. stop. Salva, salviamo così a pressione. A pressione, ragazzi, perché sennò. Dobbiamo fare veramente una cosa. Intendente alla miniera. Estremamente Gli schiavi esterica. sono a mezzo miglio Zack. sottoterra. Sono due, quindi. Muoiono a centinaia Cazzo. per i cedimenti e per i funghi. Ma Aspetta. l'argento è quasi finito. Stiamo calmi, noi abbiamo tipo la traslazione, la Bravo. possessione, roba del genere. Ci possiamo tipo A Ozio impossessare bruceranno ciò che gli resta in bevute e del giochi. sorcio, E vai. si butteranno nel fiume. Siamo dei sorci? Non siamo dei sorci. Fammi entrare nel sorcio. No. Perfetto. Alt, togliamoci dal sorcio. E ora? Ah, ho sbagliato, merda. Non pensavo che. Cioè che mi trasformasse lì. Non mi ricordavo come funzionasse la possessione. Quindi. Sono un attimo. Scusi, la metto un attimo lì. Qui ci sono dei vestiti degli animali, vabbè. Scusi, lancio anche lei, tanto qui ormai c'è posto per tutti. E il tipo dovrebbe essere qui dentro, quindi teoricamente. Non so perché si è diventato. Esattamente quelle. Dico, i conservatori hanno diritto a 3 voti in più. Non nel mese del È legname. uno, Davvero? E tu come fai a saperlo? È usato Lord lì, ok. Pendleton, credete che sia nata cortigiana? Ero un'impiegata di Lord Estermont, prima. Che ne è stato del vecchio Estermont? Oh no! Oh pietà! Ma che pietà, stai zitta qua. State zitta. Non ci lamentiamo troppo. Ok, perfetto, possiamo rubare un po' di roba. No, no, stai calmo, stai qui. C'è posto per tutti, bene. Cos'è questo? Un borsello, raccogli già un sacco di monete. Scusi signorina, lei è per qualcosa, ma siete in compagnia, state lì, tranquilli, in scioltezza. Perfetto, uno è andato quindi. Allora, facciamo una cosa che ci spariamo una di quelle. Dopodiché. Ah, possiamo tipo entrare qua? No.
Ah, quindi là magari potevo. Ah, ho capito. C'era qui il pesciolino, quindi dovevo entrare nel pesciolino e uscire nella piscinetta. Beh, pazienza, abbiamo fatto in questo modo un po' meno stealth, ma bene o male è andata bene uguale. Qui no, stiamo abbastanza bene a livello di cibaria. Quindi ce ne possiamo anche andare. Leggi. La valvola a pressione ha smesso di funzionare, ormai è la seconda volta, non avrete una terza occasione, chiaro? Riparatela immediatamente e trovate un altro lavoro. Non ho intenzione di rischiare un altro incidente, i nostri clienti sono gli uomini più importanti della città, ok? Quindi probabilmente potevo anche tipo avviare una valvola e fare un macello. Scommetto. Ormai forse manca qualcosa. Sì, tipo questa. Ah, quindi sì, perfetto. Cioè lo ammazzavamo tipo di caldo. Reindirizzatore, ce lo prendiamo, perfetto. Quindi lo avremmo ucciso a coppi di fumo bollente. Vabbè, l'abbiamo fatto in attesa. Cioè, abbiamo scoperto dopo come potevamo ucciderlo, o con il pesce entrando lì dentro, oppure con. Vabbè, uguale. È perché quando si è in. Ecco qua. Allora, aspetta, salviamo perché adesso qua è un attimo complicato riuscire da questa parte. Quindi dovremmo fare una cosa un po' tecnica. C'è tipo un sorcio nelle vicinanze, no? Benedizione. Un sorcio mi sarebbe stato estremamente utile. Estremamente utile. Merda. Allora, stiamo calmi. Stiamo estremamente calmi. Piano. Ok. Scusi. La porto. No, merda. Aspetta, la metto un attimo qui. Nel frattempo, abbia pazienza lei. Venga qui. Facciamo un altro buchetto qui. Quando ti troverò, saranno guai. Ok, non ho ben capito se c'era qualcuno qui sotto che ha visto. Sì. Che fa? Rimane qui in bilico? Che vaffanculo. Vabbè, pazienza, dai. Ho fatto un attimo di allarme, abbiamo creato del panico. Ma. Ah, c'è un tipo lì sopra che. Scusi, eh. Attenzione, attenzione, ci ha visto, qualcuno ci ha visto, usciamo da qua, usciamo, chiudiamo e dovrei andare sopra nel caso in cui ci beccassero. Allora faccio. Ma Abbagliatevi, ci sono dei disordini, non sappiamo altro. che disordini, non c'è nessuno, non è successo niente. Allora, devo andare al piano di sopra. Vorrei salire lì, ma è un attimo improponibile da qua, quindi devo trovare strada un po' alternativa. Vediamo, magari da qua. Magari. Ok, qui mi sa che è un po' difficile. Qui c'è l'allarme, mi sembra, non so, ci sono quelle luci rosse, quindi. Ah, ok, qui ci sono le scale, piano, 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 piano. Andiamo sopra, andiamo sopra. Andiamo sopra, cerchiamo di non farci beccare, ok, lì c'è il tipo. Non so, una specie di maschera. Non l'ha visto bene. Ha detto cosa voleva. Cazzo, sono due. Pare non abbia detto una parola, ma ha Merda. trattato il posto come fosse. E muori. Maledizione. Ok. Piano, piano. Merda. Merda. Piano. Scusi. Occhio. Allora, stiamo veramente facendo un massacro. Scusi, eh. Non è questione di sfiducia, ma. Se magari facciamo.
una cosa del genere, forse sì. Ok, perfetto. Merda. Ok, allora. C'è un tipo che fischia qui. Dov'è che devo andare io? Lì, ma non sono neanche troppo lontano, quindi. Ah, però c'è l'allarme. Qui dovrebbe esserci qualcuno di ronda. Che cazzo? Che succede laggiù? Merda. Quanti anni hai detto che ha tua sorella? Merda. Per l'oblio, cos'è stato? Visto qualcosa? Guardia! Attenzione! Mi rompo i coglioni, capito? Stiamo qua perdendo tempo. Le armi, fanculo, non le armi. Spezzo le mani. E che cos'è? Ecco qua, è arrivato l'esercito. Fanculo. Porca puttana. Merda. Ok, ho speso tutto. Sto là, scusi. Spezzo le mani. Cioè, no. Perché sei qui? Secondo te sto a fare una gita turistica. Guarda qua, ma che è? Porca puttana. Oh, mi hai rotto le palle. Ah, potevamo fare in questo modo molto. No, però. No. Porca puttana. Beh, ragazzi, era andato quasi tutto bene, ma poi diciamo che. Che succede? Sì, vabbè, beh. Assassino! Vabbè, affanculo, va. Oh, figli di. Dov'è il... Curiamoci. Anche un paio. Ok, pariamo, attacchiamo. Prendetelo. Non sto vedendo una minchia. Ecco, bene, morto. Porca di quella troia. Per colpa tua ci sono delle nuove vedove. E sti cazzi. Da dove ci fa ripartire, maledizione? C'erano quasi riusciti, comunque poi c'è stato un attimo di panico. Deve essere qui. Eccoti qui. Maledizione. Vabbè, io me ne vado da qua, va. Facciamo che... Se mi suicido me lo dai uguale. Assassino, affanculo, va. Assassino, maledizione. Sì, ma come? Maledizione. Dove esco? Dove vado? Come posso? Maledizione. Occhio. Fuoco. Ma che fuoco? Cagare. Affanculo, alle chiappe mi ha sparato sto bastardo. C'è qualcosa? Sì, possiamo togliere sto coso, che tanto non c'ho le munizioni, non c'ho niente. Sono uscito da... No, io non faccio rumore, o meglio, non facevo rumore, poi c'è stato... No. Poi c'è stato un momento di panico, porca! Ok, ci curiamo in modo clamoroso, tanto ormai ragazzi è andato... Cioè, ci sono giocati tutto, quindi vaffanculo, dai cazzo. Niente, non possiamo andare da nessuna parte. Vabbè, facciamo così, proprio di corsa... Da un 100 metri, scusi, È qui! Non è per sfiducia, però avete rotti i coglioni. Sgombratevi questo, to. Vai, andiamo via. Qua c'è gente poco simpatica. Insomma, è degenerato un po' tutti. Vabbè, alla fine tanto non avevamo fatto neanche le altre missioni stealth. Questa non l'ho neanche ricaricata, perché... Vabbè. Proseguiamo sulla nostra falsariga della strage. Qua ci hanno ribeccato, vaffanculo, cazzo. Pensavo che, cioè, eravamo già allertati, invece no. Scusi, Vieni fuori. Stiamo calmi. No, prendi sto cazzo di coso. Scusa, Liberare la visuale. Ma che liberare? Porca di quella troia. Ma Cristo.
Allora, cerchiamo di andarcene in modo stealth, almeno da questo, da questa parte, così. Ma che dove sei? Vaffanculo. Avete rotto le palle. Se mi costringi a cercarti, sarà peggio per te. Ma stai calmo. Stai veramente calmo. Qui cosa c'è? Ah sì, da qua eravamo giustamente saliti. Lì ci arriviamo. Ci arriviamo in modo stealth. Sì. Perfetto. Ok, cerchiamo di arrivare alla barca che è un po'. Un po' distante, direi. Milioni di anni più o meno. Ad occhio e croce. Sì, eravamo passati da un'altra parte, ma non. Al momento non ricordo dove. Quindi facciamo che ce ne andiamo in questo modo. Così. Bene. Non ce ne andiamo così. Ottimo. Sembra anche giusto. Non è che potevamo andarcene senza fare una caduta del genere. Sì, riproviamo per l'ennesima volta. Diciamo che lo stealth è anche molto più coso, perché qua non, cioè, si vede che non è fatto per il corpo a corpo. Nel senso, anche le armi non favoriscono un attacco cazzutissimo. Togli sta roba. Sì, vabbè. La feccia sarà una gran bagascia di. Controllate ovunque, sì, tanto prima o poi lo troverete. Questi criminali sono sempre in giro. Ma va bene, uguale. Ok, così. Allora, facciamo che andiamo da questo. Andiamo tipo là. Tipo. Ma ci arriva là, non è che facciamo un'altra volta una cagata. Vai là. Grande, così, perfetto. Serenamente. Ce ne andiamo in modo. Dovremmo. Ma sentiamo qua. Vai all'appartamento del mercante. No, vabbè, rimaniamo qua. Dove cazzo andiamo? Qua ci andiamo in fila pure a casa di gente che non ci ha invitato. Magari ci chiappettano. Andiamo qua sopra, possiamo salire, scusa. Cioè, ma non ho visto. Che cazzo non ho visto. Allora, riusciamo a salire qui sopra. Così, in questo modo. Eleva stealth. Qui siamo sempre a casa del tipo, no? Non ci ha invitato, quindi sarebbe brutto. Guarda sti bastardi. Ok, ci stanno sparando. Allora, cerchiamo di trovare una soluzione. Entriamo a casa del tipo, ok? Sì, sì. Sì, entriamo all'appartamento del tipo, perché se no non ne usciamo più. Cerchiamo almeno di concludere questa missione. C'è Emily che ci sta aspettando, scusate. Stiu, riprovaci. Ma questi non sono amici. Montato una porta così resistente. No. Cazzo. Scusa. Scusa, scusa. No, non volevo in realtà, ma cioè io ve l'avrei dato anche una mano, scusate. Abbiate pazienza. Qui? Ah, ok, ci sarebbe tipo una. C'è una cassaforte chiusa. Ok, la bandiera. Morgan Pendleton, no vabbè, scusate ma. Cioè c'è tipo una combinazione da qualche parte, che ne so. Tipo qua. Urna funeraria, Tiviana. C'è tipo roba da. No, vabbè, allora. Qui non c'è una combinazione, no? Non c'è possibilità di avere combinazioni. Ok, questa roba molto tecnica. No, combinazioni sembra che non ci siano, attenzione perché qui c'è un foglio. No, ok, qui non c'è nessuna combinazione. Qui c'è un libro. Non ci sono combinazioni. Ci sono scippati un quadro addirittura. Va bene, valeva anche una discreta cifra. Combinazioni comunque non ce ne sono qui, mi sembra. Magari me la sono persa. Vabbè, tanto ormai ho lasciato tutte. Ne ho lasciate una marea di roba da aprire. Ah, qui aspetta, mi sa che c'è tipo una runa, perché sento un. Dei muri strani. Ah sì, cioè stava proprio. Ah no, stava dentro la cassaforte, vabbè. Pazienza. Pazienza. A meno che non c'è tipo un sorcio e una. E un buco da dove entrare. No, eh. No. Vabbè, usciamo da. Da questo posto che non. Sarebbe arte. Che razza di modo di far soldi? Bastardo. Si sente questa roba
può valere nulla, giusto? Aia. Verissimo. Credo di ricordare di aver visto questo quadro a casa di mia nonna. E non era una duchessa. Già, ci fai più soldi con lo... Inutile perdere tempo a staccarlo dal muro. Ok, allora significa che... di sopra. Vedi se gli altri due hanno trovato qualcosa. Significa che vale un botto qualcosa. Che c'è? Merda. Ma che... Vabbè, tanto ormai non penso che chiamino aiuto. Cioè, questi stanno qua a rubare. Quanto vale? 300. Vabbè. Noi ci accontentiamo. Scusi. Prendiamo un po' di roba. Io prenderei anche questo. No, non vale. Non vale niente. Ok, quindi vabbè, abbiamo approfittato per farci un po' di soldi. Non è che li schifiamo. Quindi andiamo anche al piano di sotto. Magari c'è altra roba da scippare. Apriamo la porta. Gioco giù un po' di robetta. Quello siamo pieni, ma magari lo utilizziamo uno, almeno ricarichiamo e ce ne prendiamo un altro. Ok. Sto facendo un po' di money qui, un po' di soldi. Poi troveremo la strada per uscire. Da qualche parte ci sarà, molto probabilmente quella. Vediamo. Vediamo se qua a questo piano c'è ancora qualcos'altro da fregarci. Perché magari comunque ci sono appena entrato. Qui si esce. Ok, allora andiamo un attimo sotto a vedere se c'è qualcos'altro di... Ok, no. Non abbiamo la chiave. E non so neanche dov'è magari il cadavere del mercante per poter riscippare la chiave. Vabbè, usciamo. Usciamo, sì. Bene. Merda. Ci serve il mercante. Dov'è il mercante? Porca troia. Abbiamo fatto un mass... Ah, attenzione. Magari c'è qualcosa qui. No, no, i topi. No, i topi. No, no, i topi. Maledizione. Ok. Houston, abbiamo un problema, un grosso problema. Non so se finiranno mai. Sì, sono finiti. Ah, quindi, maledetti topi. Quindi c'era magari qualcosa di interessante qui dentro, tipo il proprietario. Potrebbe esserci il proprietario. No, non c'era il proprietario. O magari l'hanno sgranocchiato. Quindi non c'era sostanzialmente motivo di aprire questa porta. Vabbè, riandiamo su. C'era un modo per uscire da questa casa. Non penso che dobbiamo uscire per forza da dove siamo entrati, perché sennò c'è un po' di gente che ci aspetta per farci la festa, direi. Magari proviamo a uscire da qui. Vai. Sì, sì. Cerchiamo di andare a sta bagnarola qua che ci stanno aspettando, visto che la missione sarebbe... Cioè, direi di finirla sta missione, maledizione. Dobbiamo andare lì, precisamente. Siamo incuneati in questa zona. Vediamo se magari da qua ci arriviamo in altro modo, non lo so. Magari ci facciamo sui tetti. Aia. Facciamo un giro un po' più lungo in questo modo, magari. Qui c'è gente un po' appestata. Ok. Spero che ci stiamo avvicinando. Credo anche no. No, sì, sì. Ok. Ok, ok, abbiamo trovato finalmente l'uscita. Più o meno. A grandi linee, vabbè, tanto qua possiamo fare una cosa. Cazzutissimo. Così. Ok, perfetto. Non abbiamo destato quasi i sospetti, diciamo. A parte una leggerissima strage, quelli. Che cazzo. Porca puttana.
Scusate, piangenti, ma abbiate pazienza, io dovrei andarmene. Ok, avevo appena detto che non avevamo scatenato molta. Parti, 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 cazzo. Accendi, 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 accendi la bagnarola. Vai, vai. Corpo, pronto per tornare. Direi di sì, che c'è in fretta. Sì, ma c'è un po' di gente. Sì, sì, c'è un po' di gente alle calcagna che non è felice di vederci. Bene, ragazzi, a questo punto io direi che ci possono salutare anche qui. Abbiamo finito anche questa missione, diciamo, con caos totale alto, come sempre, giustamente. Noi ci vediamo al prossimo gameplay. Saluto a tutti da quel tale Alec.